Buongiorno e benvenuti a tutti. Uno sportivo ha il dovere di avere un comportamento professionale in qualsiasi circostanza e soprattutto di evitare tutti i rischi che potrebbero colpire la sua immagine da un fatto qualunque. Ma ovviamente non è sempre così. Infatti, qualsiasi siano i loro sforzi, gli sportivi non hanno spesso una condotta esemplare. Desidererai probabilmente conoscere i momenti divertenti e sorprendenti dello sport. Allora preparati, perché sono qui. Durante una partita di seconda divisione svedese che opponeva il Degerfors e l'Osters, un momento significativo è avvenuto quando Auel Lindahl, il giocatore dei Degerfors, si è fatto sostituire da Mattias Özgün. Infatti, come è consuetudine, i due giocatori si danno il 5 durante il cambio, ma questo piccolo saluto insignificante è andato storto. Purtroppo Özgün si è preso il dito in pieno occhio dal suo compagno. Il dolore era così immenso che si è coperto il viso mentre stava raggiungendo il centrocampo per giocare, ma questo incidente è stato preso molto sul serio, al punto che Mattias ha dovuto ricevere cure a bordo campo, in modo che potesse medicare il suo piccolo occhio ferito. Che tragedia! In ogni caso è bello sapere che ha comunque avuto la possibilità di tornare in campo per giocare. Il campionato di calcio del Dagestan è molto più famoso da quando è successo un aneddoto piuttosto divertente. Durante il secondo turno di un torneo locale si sono affrontate due squadre, il KSDD, un club di Kizilurd, e il Manas di Dada Vieskvi. La partita si svolge benissimo finché la squadra di Manas ottiene un rigore. Da quel momento le cose si sono complicate. Il rigorista ha tirato malissimo e il portiere del Case è riuscito ad allontanare facilmente il pallone. Ma la presenza dell'arbitro cambierà le cose, visto che il pallone rimbalzerà sulla sua testa e andrà dritto nella rete del portiere. Quindi, senza stupore, si vede l'arbitro in una situazione altamente imbarazzante. Allora, il gol è stato almeno annullato? Ebbene, no. Alla fine, questo incontro è finito in un prolifico pareggio 4-4, con, inevitabilmente, l'amaro in bocca per la squadra di Keyes. Questo incidente rimarrà sicuramente per sempre nella storia del calcio. Durante il campionato del mondo di atletica di Pechino, Usain Bolt è come al solito uscito vincitore dalla finale dei 200 metri, ma il pericolo per lui non veniva dal rischio di perdere la gara, ma da altrove. Un incidente divertente quanto sorprendente è saltato fuori dal nulla nel momento in cui lo sportivo giamaicano stava facendo il suo giro d'onore, seguito da un cameraman su un veicolo monoposto elettrico. All'improvviso, quando proprio non se l'aspettava, il campione del mondo si è fatto investire in modo spettacolare dal cameraman che aveva perso il controllo del suo veicolo e Usain Bolt si è fatto male. Si può solo immaginare la situazione vergognosa in cui si è ritrovato il ragazzo, che doveva limitarsi soltanto a filmare l'atleta. In seguito all'incidente, il cameraman ha presentato le sue scuse, arrossendo per l'emozione, offrendo un braccialetto portafortuna alla star. Il mondo sportivo pullula di eventi sorprendenti e stupefacenti. A dimostrazione di ciò, la partita di hockey che si è svolta il 19 febbraio 2019 alla Nationwide Arena di Columbus, in Ohio, negli Stati Uniti. Ti chiedi probabilmente ciò che sia successo lì? Ebbene, nel bel mezzo della partita tra la squadra dei Blue Jackets di Columbus e la squadra Lightning di Tampa Bay, il telecronista sportivo di NBC, Pierre McGuire, ha rischiato di ritrovarsi in una situazione critica. Infatti, a un certo punto della partita, il disco è stato lanciato a piena velocità dai giocatori in seguito a un rinvio e ha sfiorato il viso del telecronista, che si ritrovava a bordo pista. Per fortuna non lo ha colpito, il telecronista non ha nemmeno notato il passaggio del disco, talmente la sua velocità era astronomica. Quindi l'impatto avrebbe potuto benissimo causargli danni seri. Alla fine, il disco ha soltanto colpito la telecamera. Il telecronista sarà stato spaventato a morte. A volte la rabbia può condurre ad alcuni comportamenti che sono perfettamente inammissibili nello sport. Per esempio, durante una partita nel 2016 in Costa Rica, che opponeva la squadra Alajuelense al Deportivo Saprissa, durante questa partita il calciatore Jonathan McDonald, attaccante dell'Alajuelense, si è comportato in modo, diciamolo onestamente, abbastanza ridicolo. E sì, a un certo punto, durante la partita, mentre Jonathan avanza con il pallone, Nestor Monge, della squadra,
squadra deportivo tenta di prenderglielo. Così gli fa un tackle che non sembra aver avuto come scopo di riprendergli il pallone, ma semplicemente di farlo cadere. Senza grande sorpresa, Jonathan finisce per terra, senza che ciò gli causasse danni fisici, ma rialzandosi, fuori di sé a causa del fallo del suo avversario, Jonathan dimentica di lasciar risolvere il problema all'arbitro, perde le staffe e le sue scarpe. Queste ultime finiranno direttamente sulla testa di Nestor. In seguito a un atto divertente quanto ridicolo, è stato espulso dalla partita. Per fortuna che non tutti agiscono come Jonathan, altrimenti possiamo solo immaginare cosa diventerebbe un campo da calcio. Il presidente Vladimir Putin che cade. Sembra quasi inimmaginabile, eppure è assolutamente vero. Forse non lo sai, ma ogni anno il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, partecipa a una partita di hockey che riunisce ex star del paese nella città di Sochi, dove tra l'altro si sono svolti i giochi olimpici invernali. Quest'anno, ancora una volta, la partita è andata benissimo e dopo aver segnato 8 gol, ossia 3 in più rispetto all'anno scorso, Vladimir Putin si lancia in un giro d'onore e saluta i tifosi. Purtroppo, durante il suo giro d'onore, il presidente russo non ha visto il tappeto che era stato messo sul ghiaccio e, mentre pattina salutando al contempo le tribune, inciampa letteralmente sul tappeto e fa una caduta enorme. È impossibile trattenersi dal ridere davanti a una caduta così bella, non trovi? Ovviamente non era caduto per goffaggine o per mancanza di talento, no, ma soltanto perché era troppo occupato a salutare il suo pubblico e un tappeto rosso si trovava sul suo cammino. Per fortuna il presidente russo non si è rotto nulla. Il video di questo incidente è, come puoi immaginare, stato diffuso massicciamente su internet. Durante la finale di Coppa di Francia, il Paris Saint-Germain ha perso contro il Rennes ai rigori, quindi il cattivo umore era al suo culmine, tanto più che Kylian Mbappé si era fatto espellere dopo aver ricevuto un cartellino rosso. Quindi la partita era un autentico disastro, così i giocatori sono saliti sulle scale della gradinata di pessimo umore per recuperare la loro medaglia d'argento. Durante il loro passaggio, un tifoso del Rennes ha iniziato a provocare i calciatori, dando loro, peraltro, dei buffoni. Avventurarsi nel dire ciò a giocatori già abbattuti per la sconfitta non è senza rischi. A dimostrazione di ciò, Neymar ha reagito precipitosamente appena dopo averlo sentito e la sua reazione si è tradotta con un piccolo gesto che ha fatto tacere il tifoso del Rennes. Ora Neymar si pente per il suo gesto, ma non si scusa. Dopotutto è difficile rimanere indifferenti a volte, peraltro è la sua giustificazione. Almeno la prossima volta si penserà due volte prima di insultare Neymar o la sua squadra. È sempre divertente vedere una persona adulta arrabbiarsi come un bambino, ma il caso di Besnik Asi è ancor più esilarante. Infatti, nel 2014, quando era ancora l'allenatore della squadra belga dell'Anderlecht, si era fortemente arrabbiato a causa della partita dei suoi giocatori contro la squadra dello Charleroi. Eppure, avevano vinto la partita 1-0, ma non era per niente orgoglioso della prestazione della sua squadra. Per esprimere tutta la propria rabbia, Besnik ha dato un calcio fortissimo a una borsa per palloni e nello stesso momento è scivolato e ha fatto un tonfo incredibile nell'ingresso degli spogliatoi. Almeno ciò lo avrà sicuramente calmato. Un po' di tempo dopo anche l'allenatore dell'Anderlecht è riuscito a ridere del suo incidente, dichiarando al contempo che i veri responsabili della sua caduta fossero le scarpe che indossava quel giorno, visto che erano nuove e lo avrebbero fatto scivolare. Possibile. Durante la Coppa del Mondo FIFA 2014, l'Argentina affrontava il Belgio ai quarti di finale. All'ora di gioco, il commissario tecnico Alejandro Sabella ha fatto divertire molta gente quando, sconcertato, vide il tiro potente di Gonzalo Higuaín colpire la traversa. Avendo quasi creduto a un gol spettacolare, Alejandro stava per svenire vedendo il pallone andare, invece, verso le stelle. Chiudendo gli occhi, tenendo la sua testa all'indietro, perde l'equilibrio e si lascia andare. Avrebbe potuto farsi molto male se dei membri dello staff non avessero impedito la sua caduta. Questa emozione particolare non è sfuggita alle telecamere puntate su tutta la panchina argentina. Fece il giro del mondo e causò molte reinterpretazioni divertenti. Tuttavia, il lavoro di questo commissario tecnico è stato serio, visto che ha portato l'albiceleste fino in finale, dove ha quasi vinto il trofeo più prestigioso del mondo.
La star americana ed ex star di Vine, Amanda Cerny, non smette di sedurre per la sua grande bellezza e Neymar non è rimasto indifferente alla sua vista quando hanno scattato foto in presenza di Marcelo sul campo di calcio. E sì, dopo la foto Neymar l'ha salutata e non ha potuto trattenersi nel lanciarle uno sguardo malizioso e affascinato. Sembrerebbe persino che sia stato incantato dalla presenza di Amanda. La reazione del giocatore brasiliano ha fatto il giro dei social network. Ormai è innegabile che Amanda Cerny sia riuscita ad affascinare Neymar. Allora, quale di questi momenti di sport hai trovato più divertente e più sorprendente? Faccelo sapere nei commenti. A presto! What you gonna do with all that green? I'm gonna feed my monkeys with it. They all hang out by the pool next to my backyard roller coaster with my face on a giant poster tonight.